La fotografia, intesa come mera applicazione di principi geometrici legati al moto rettilineo dei raggi luminosi, appartiene al mondo delle proiezioni geometriche e può essere utile e interessante studiare le analogie che sussistono con esse, in particolare con la prospettiva, quella che meglio ne rappresenta il modello teorico. Per approfondire queste analogie, occorre avere chiari alcuni principi teorici. Intanto, che cos'è una rappresentazione proiettiva? Geometricamente è il risultato di due operazioni, la proiezione e la sezione. L'operazione di proiezione consiste nella collimazione di due punti tramite un elemento lineare. L'operazione di sezione è il risultato dell'intersezione di questo elemento lineare con una superficie. Si ottiene così un terzo punto, detto immagine. Abbiamo così introdotto una serie di elementi fondamentali. I raggi proiettanti, cioè le linee di proiezione, solitamente rette. Il centro di proiezione, cioè il punto di origine delle linee di proiezione. Questi può anche essere un punto cosiddetto improprio, ovvero infinitamente distante. Il soggetto, cioè l'insieme dei punti da proiettare. L'immagine del soggetto, cioè l'insieme dei punti proiettati. La superficie di proiezione, che contiene tutti i punti proiettati. Solitamente è un elemento piano. Nella prospettiva, il centro di proiezione è detto punto di vista. I raggi proiettanti sono rette teoriche e il piano su cui si forma l'immagine è detto quadro prospettico. Nella fotografia, il centro di proiezione è detto centro ottico dell'obiettivo o foro stenopeico, a seconda della strumentazione utilizzata. I raggi proiettanti sono raggi di luce, per loro natura rettilinei. Il piano su cui si forma l'immagine è la superficie fotosensibile. Questa può coincidere con il sensore negli apparecchi digitali o la pellicola in quelli analogici. Al di là della terminologia, esiste una differenza sostanziale fra prospettiva e fotografia, che consiste nella posizione reciproca di tre degli elementi fondamentali: il soggetto, il centro di proiezione, il piano dell'immagine. Nel caso della prospettiva, il piano dell'immagine è posto tra il soggetto e il centro di proiezione. Nel caso della fotografia, il centro di proiezione è posto tra il soggetto e il piano dell'immagine. Questo fa sì che la fotografia risulti ribaltata, secondo una simmetria centrale, rispetto alla prospettiva e, in definitiva, rispetto a ciò che vediamo. Essendo tre gli elementi in gioco, esiste naturalmente anche un terzo caso, quello in cui in mezzo vi sia il soggetto. È ciò che si verifica nel caso dell'ombra, dove il soggetto opaco devia i raggi luminosi, creando su una superficie opaca una silhouette priva di luce. Oppure nel caso del proiettore, dove il soggetto semitrasparente, che può essere una pellicola cinematografica o un pannello a cristalli liquidi, viene proiettato sullo schermo. Tornando all'analogia tra prospettiva e fotografia, è possibile schematizzare il loro rapporto in un unico modello, dal quale risulta chiaro come, a parità di distanza tra centro di proiezione e piano dell'immagine, le due rappresentazioni risultino perfettamente sovrapponibili, a seguito di una semplice rotazione di 180 gradi di una delle due.